Ciao, buongiorno e benvenuti ai nostri appuntamenti nel weekend con BFF Goes Live. Io sono Alessia Locatelli, oggi new entry, nuova faccia per queste dirette che vi accompagnano nei social. Io sono il direttore artistico della Biennale della Fotografia Femminile. Oggi qui con me ho il piacere di ospitare in questa diretta Donata Pizzi, che era una delle ospiti che avremmo dovuto avere nella nostra manifestazione di marzo, nella Biennale. Ciao Donata, benvenuta. Grazie, grazie. Allora, Donata è una collezionista, ma si avvicina molto presto alla fotografia, già nel 1979, in occasione di Venezia, insomma, ha vestito i panni di assistente di laboratorio, ha continuato a lavorare per molto tempo con le immagini e in diverse forme, diciamo, da archivista, in un ufficio iconografico, all'interno dell'ambito dell'editoria d'arte, quindi diciamo ha sviluppato una conoscenza sia dietro che davanti alla fotografia, tant'è vero che poi è stata una fotografa freelance per alcune testate nazionali e internazionali e poi Donata qualcosa è cambiato, nel senso che a un certo punto hai deciso di cambiare anche un po' la modalità del tuo essere vicino alla fotografia, nel senso che hai incominciato a diventare, o comunque hai sentito questa necessità molto forte di recuperare, diciamo, un punto di vista su un panorama un po' trascurato, che era quello dei 50 anni di storia della fotografia italiana con un focus al femminile, quindi concentrato su quelle che erano un po' le professioniste. Allora, intanto grazie di essere qui e ti chiederei prima di tutto come è successo, perché se hai un aneddoto, qualcosa di carino da raccontarci e poi naturalmente perché una fotografia donna e perché solo un focus sull'Italia, insomma, che immagino siano le domande Ma principali. guarda, perché quella ti rispondo subito e molto facilmente, perché quella è stata la mia storia, cioè di fotografa italiana e perché per rabbia mi sono accorta a un certo punto della carriera di fotografa e della vita che insomma, si trattava ogni volta di cominciare da capo. Diciamo, io sono stata fortunata nella mia vita professionale, prima come editor e poi anche come fotografo, ho avuto modo di lavorare in ambiti diversi e anche l'ultimo periodo da fotografa, quando ho iniziato con la mia ricerca, ho fatto due mostre bellissime in triennale. Ma però ogni volta si trattava di ricostruire, cioè non c'era mai, non si acquisiva mai, diciamo, una sufficiente reputazione per risparmiarsi un po' di fatica nell'organizzazione di questi, se è capitato il libro, la mostra o chissà che cosa. E allora, proprio in coincidenza poi con qualcosa che riguardava la mia vita privata, cioè io sono dopo tanti anni a Roma, tornata a Milano a vivere dopo moltissimi anni, dopo 30 anni, e un po' anche perché avevo compiuto i 50 anni, allora, come dire, quella veramente, soprattutto per le donne, è una svolta. Continuavo a aver voglia di fotografia, di lavorare nella fotografia, ma forse non avevo più voglia, anzi, non avevo più voglia di scattare fotografie. E venendo a Milano e come così, pensando di stare in una città dove non si può stare come a Roma, magari contemplando, ho detto, vabbè, devo fare qualcosa che riguardi la fotografia. A quel punto potevo permettermelo finanziariamente, perché avevo venduto la mia casa di Roma e ho pensato così, ma proprio è stata una folgorazione. Ho pensato di fare una collezione, cioè, ho pensato in realtà volevo qualcosa che fosse immediatamente pubblico, diciamo, e immediatamente didattico, per cui l'idea non era di costruire qualcosa per arredare la mia casa o chissà che, l'idea era di dare una voce e di dare forza alla fotografia italiana. Io ho vissuto qualche anno in Inghilterra, ho studiato in Inghilterra e non so, dove la fotografia è rispettatissima, considerata una professione come le altre,
In Italia l'ho sempre vista trattata male e i fotografi italiani sappiamo, cioè la fotografia italiana, per quanto la conoscevo anche allora, era abbastanza straordinaria, molto originale, sicuramente sottostimata, sottoconosciuta. E allora ho pensato alla fotografia italiana. E pensando a quali foto, così, cioè, mi sono accorta che le foto che mi piacevano erano delle fotografe, erano in particolare, penso a Carla Cerati, una serie da Mondo Cocktail, penso a Lisetta Carmi, e a Letizia Battaglia, ovviamente. E così allora è stato logico, diciamo, cioè, Sì, fotografia quindi. italiana attraverso il lavoro delle fotografe italiane, che sono molto più originali dei fotografi, e in questo, diciamo, lasso di tempo che la collezione copre, che va dal 65 ad oggi, hanno mostrato mille aspetti più diversi della fotografia. Davvero, quindi diciamo una genesi nata un po' da una riflessione e un po' anche dal fatto che forse un gusto tuo anche si orientava già, diciamo, verso la fotografia delle donne, perché fondamentalmente hai fatto dei nomi e un gusto tuo personale che probabilmente andava in quella direzione, quindi quando hai deciso è venuto un po' da sé la scelta. O Ma avevi anche amiche fotografe che magari hai iniziato a collezionare perché coetanee o comunque persone che stimavi all'interno del mondo, magari del lavoro di professionista che era già il tuo. guarda, molte delle fotografe in collezione sono state mie colleghe o le ho trovate quando facevo l'editor o le conoscevo di fame, eccetera. Però più che di gusto, ecco, gusto no, non si tratta del mio gusto, no? Guarda, fin dall'inizio l'idea era di avere una collezione militante, cioè io ho prediletto le autrici che dicono qualcosa con la loro fotografia, nei campi più diversi, perché poi quello che succede è che un po' si vede svolgersi nella collezione. È come si è andati, o perlomeno quello che a me interessa è il percorso che la fotografia ha fatto dal 65 a oggi, quindi come si è andati dal reportage più classico in bianco e nero, ripeto i nomi di prima, la Cerati, ma anche Certo. Paola Agosti, Augusta Conchiglia, Mercadini, insomma sono tantissime. E la Catalano, ecco come siamo andati da quel tipo di fotografia fino alle, diciamo, opere più recenti che ho, sto pensando al Bazzari, a Moira Ricci, così che sono in realtà lavori sì che utilizzano la fotografia, in parte realizzati con la macchina fotografica, ma sono lavori, potremmo dire molto genericamente, soprattutto di arte concettuale. Sì, è vero. Ma quindi ti chiederei quanto quindi è stato lungo il passaggio dall'idea quindi di una collezione militante e maturare un ordine all'interno di questa collezione? Perché comunque immagino che sia stato anche una riflessione e un momento di pensiero anche interessante, gestire Guarda, una collezione. è venuto molto naturalmente. Allora, io diciamo che l'intuizione del lavoro e complessivamente diciamo, il design della collezione è stato abbastanza automatico. Cioè, io ho comprato tra le prime foto quelle di Lisetta Carmi, che erano appunto del 65. Eravamo nel 2014, quasi subito, proprio all'inizio, ho avuto la grande fortuna della possibilità di fare la mostra della collezione in triennale, che sarebbe stata quindi nel 2015. E quindi tra il 65 e il 2015 c'erano 50 anni e quindi Certo. sicuramente quello, diciamo, cronologico è stato il primo ordine. E poi quello che dicevo prima, cioè come si è andati dalla Catalano, da Letizia Battaglia, fino a, non so, Petraroli con le sue stampe 3D. Quello è Infatti. stato più o meno. E poi, importantissimo, molto si è sviluppato
con le fotografe stesse, cioè io avevo in mente quali foto, quali lavori, oltre che quali fotografe, come ti dicevo. E ho comprato le foto direttamente da loro. Questo era pochi anni fa, eppure, diciamo, il mercato era praticamente inesistente. E attraverso questi contatti con loro per acquisire i lavori, che ripeto erano già quelli che avevo in mente, si è sviluppato un po' tutto il resto. Qualche nome è entrato in questo modo su consiglio di altre, alcune Certo. sono, diciamo, arrivate più facilmente perché c'erano altre. Penso all'importanza, ad esempio, di Letizia Battaglia, che tra virgolette ha convinto molte, perché non dico che ci fosse diffidenza naturalmente, però era talmente strano per tutte loro di sentirsi chiamare da qualcuno che voleva acquistare delle loro foto. Cioè, io sono veramente, insomma, ma È questo. quasi paradossale, però è Sì, ma interessantissimo. è così, cioè, penso anche alle tante che per tutta la vita hanno regalato le loro foto, cioè, delle cose, diciamo, inaccettabili. E comunque c'è stata anche, quindi attraverso lo svolgersi della collezione, anche diciamo, il formare un sistema, per cui non so, ad esempio, queste che proprio non avevano mai venduto le loro foto, insieme a loro abbiamo deciso che, non so, dove c'era una tiratura, naturalmente quella andava certificata. Tutte le foto in collezioni hanno un certificato che stabilisce tutto, la tiratura, l'anno di stampa, l'anno di ripresa. Insomma, Quindi tutto insomma una quello che serve collezione per. ad hoc, Cioè, quello. sì, beh, è importante, è serio, non c'era. Per È cui. incredibile. Comunque anche la reazione è molto interessante, questa idea che qualcuno che possa comprare non genera subito Sì. entusiasmo, magari un po' di diffidenza, Ma è uno uno stupore, uno stupore, stupore. No, molto addirittura bello. qualche giornalista, qualche gallerista mi diceva: ma no, tal dei tali non varrà mai essere parte di una collezione di sole donne. Poi parlavi con tal dei tali, la quale invece immediatamente, diciamo, e generosamente partecipava alla cosa. Cioè, diciamo che è stato per tutte immediatamente una sorpresa importante, cioè qualcosa che tutte hanno compreso immediatamente come un gesto di adesione a qualcosa di importante. Adesso penso, non so, a Silvia Camporesi, che poi ha preso, mi pare 2 anni fa, ha selezionato una serie di opere dalla collezione e le ha portate in mostra a Savignano, al SIFES, con un titolo giusto, un titolo che diceva la totalità è superiore alla somma delle parti, cioè la collezione adesso è più Molto bene. importante come collezione di quanto non lo siano le singole opere in collezione, che hanno acquistato molto dall'essere parte di questo insieme. Ah, sì, questo Tu è fermami, perché importantissimo. io potrei No, parlare per ore. guarda, abbiamo un'ora. Se sei Va tu naturalmente bene. che ci devi raccontare la collezione, io poi ho delle domande, ho degli interventi, ma naturalmente il bello di questa diretta è anche essere un po' discorsivi e ascoltare direttamente dalla tua voce tutto quello che hai voglia di raccontarci. Questo è molto bello perché abbiamo toccato tante cose che poi magari riverranno fuori all'interno delle mie domande, tra cui appunto le certificazioni, il fatto che si na nasca con un ordine magari cronologico. E poi, ad esempio, io ho molto apprezzato il lavoro che avete fatto con Raffaella Perna per la Mostra di Roma nella divisione delle sezioni, che ho trovato molto interessante. Ricordo per chi magari insomma, non avesse avuto occasione di vederla, non avesse potuto leggere che le sezioni erano quattro e appunto da un ordine cronologico c'è stato un lavoro critico e le quattro sezioni erano dentro le storie. Cosa ne pensi tu del femminismo che
anche questa è una riflessione molto bella, identità e relazione e vedere oltre. E naturalmente all'interno di queste quattro sezioni, dentro le storie, che era un po' più sulla denuncia sociale, il reportage, hai già citato la battaglia, Lacerati, Lisetta Carmi, però ad esempio per quanto riguarda il femminismo, o i lavori sull'identità e relazione che secondo me all'interno del mondo delle donne hanno una valenza particolare, la Moira Ricci, la Daniela Comani, e anche vedere oltre con appunto i lavori del Sanpetr'Eddy di cui hai accennato prima, i lavori della Casolaro, della Paola Di Bello, che comunque sono contemporanee, insomma recenti anche a noi. Quindi diciamo una collezione che inizia in modo pensato, sensato, secondo me anche geniale perché hai avuto un'intenzione incredibile in questa cosa e che poi piano piano ha uno sviluppo critico anche. Hai qualcosa da raccontarci, un aneddoto, qualche cosa che avete magari seguito per strutturare queste mostre o Ma guarda, intanto l'incontro con Raffaella Perna è stato, diciamo, è successo grazie a una serie di coincidenze. Io non conoscevo Raffaella, non conoscevo il suo lavoro, però appunto nel proseguire con gli acquisti, eccetera, vedevo che sul femminismo così in realtà non sapevo niente, nulla. Allora, cercando in rete, ho trovato questo libro che si chiama Arte, Fotografia, Femminismo, Fotografia italiana negli anni 70. E ho comprato questo piccolo libro, che è un libro appunto scritto da Raffaella e pubblicato, credo sia già la terza edizione. A questo punto ha avuto poi anche un grande successo, devo dire, grazie anche alle mostre che abbiamo fatto sia in Triennale che al Palazzo delle Esposizioni. Ho comprato questo libro e l'ho letteralmente divorato. E allora c'erano tanti testi, c'era molto testo e tante immagini che mi hanno aperto un mondo. Poi io appunto vivevo e ancora vivo, insomma, avanti e indietro, non si sa se potrò ancora vivere, però Chissà, vabbè. infatti. Comunque. Ho visto che a Roma, alla Sapienza, proprio Raffaella organizzava un laboratorio con una di queste fotografe femministe, con Marcella Campagnano, che è una signora di 88 anni, penso, insomma, una formidabile personaggio. Allora sono andata all'inaugurazione di questo laboratorio, anzi, diciamo alla conclusione del laboratorio. La Sapienza ha un bellissimo museo laboratorio e lì ho incontrato Raffaella. È proprio la prima volta che l'ho vista, gli ho detto: guardi, io sto costruendo questa collezione di questo periodo di cui lei si occupa, non so niente, se volesse darmi una mano. Insomma, abbiamo cominciato a lavorare anche a quello, per cui molte delle autrici che ho del femminismo. Raffaella, cioè me le ha presentate lei e è stato anche momenti molto emozionanti perché anche Certo. Tommaso Binga, Libera Mazzoleni, cioè delle sofisticatissime artiste, femministe convinte, un po' più grandi di me, e quindi per me rappresentano quello che io non ho vissuto, che sono quegli anni di femminismo militante, molto politicizzato, che mi ha interessato tantissimo, perché diciamo, per me in generale la fotografia deve essere quella, cioè è politica, sempre. Engagé, per dire un Sì, termine no, alla ma Sartre. sempre, sempre engagée, sempre, non mi interessa altro della fotografia. Come poi vediamo, può essere fatta anche nei modi più fantasiosi, può anche essere, diciamo, è spesso anche gradevole alla vista, pur essendo così, impegnata. Non so, penso tra i lavori, diciamo, più estremi in questo senso, penso anche a Francesca Rivetti, a queste sue, questi suoi still life con
realizzati impeccabilmente con grande preziosità stilistica, che sono degli still life composti con pezzi di plastica e cose ributtate dal mare. Cioè, per me è questo un modo molto trasversale e molto interessante per parlare di ecologia, cioè non necessariamente dobbiamo mostrare un cormorano intrappolato dal petrolio, voglio dire, esiste e la fotografia in questo modo è uno strumento straordinario, un modo molto, molto diretto e non necessariamente ovvio di parlare di quelli che sono, diciamo, i temi del nostro tempo e nel caso della collezione, nel caso per tutti i 50 anni, diciamo. Questo è interessante perché abbiamo detto all'inizio di questa diretta che un po' le donne hanno la capacità di avere uno sguardo differente, no? Cioè il bello anche di collezionare donne è perché certe volte ci si apre anche ad estetiche, a modalità, a linguaggi che possono offrire delle opportunità nuove e credo che forse all'interno di una fotografia appunto militante, una fotografia che sappia raccontare il proprio tempo, questo può essere anche un apporto davvero interessante. Molto vario, molto vario. Guarda, cioè più che uno sguardo diverso, poi Giovanni Gastel ha riassunto la cosa in una frase abbastanza, diciamo, icastica, ci ripetiamo sempre. Lui dice: le donne fotografano per conoscere, mentre i fotografi, gli uomini fotografano per farsi conoscere. Questo è un po' vero, cioè, fotografia delle donne è sempre una fotografia di ricerca, le fotografe e le artiste che sono in collezione con dei lavori ai quali hanno lavorato per anni, cioè non smettono di cercare, vanno molto in profondità nella loro ricerca, nei loro esperimenti, sono coraggiose, sono ironiche, cioè sono tante cose che non ritroviamo diciamo non ritroviamo, sono molto specifiche della fotografia femminile. Bene, benissimo. Allora adesso ti farei una domanda che secondo me interessa a molte persone che ci seguono, perché naturalmente avere dei collezionisti dal vivo può essere anche un'occasione per magari portarti domande che tu ti hanno in testa e quindi te ne faccio una, Vai, te la faccio vai, vai. così subito a bruciapelo. Molte giovani autrici vorrebbero capire se tu all'interno della tua collezione aspetti che magari un autore abbia un percorso e che quindi in qualche modo venga evidenziato, ecco, dal mondo della fotografia o anche semplicemente non dico osannato, ma semplicemente abbia un suo percorso, oppure se ti interessa andare anche diciamo, ricercare delle fotografe giovani che magari non hanno già un percorso nazionale, per dire, per parlare già di un qualche cosa che può essere importante, insomma. Guarda, io prediligo cercare molto e studiare tanto, per cui quello ho molto collezionato, quello che conoscevo e quello di cui sono venuta a conoscenza attraverso mostre, pubblicazioni e anche passaparola per le più giovani. No, non escludo le più giovani, però. Credo di non avere in collezione delle scoperte assolute. Diciamo che negli anni ho costruito la mia rete di riferimento, che poi si allarga sempre ed è una rete internazionale, assolutamente non nazionale. E, ad esempio, molte delle più giovani le ho trovate all'estero, le ho trovate segnalate da galleristi molto di punta, penso a Corrado Gugliotta, a Sveva, Taurisano di La Veronica, penso a Galleria Part di Roma, penso a P420 di Bologna, ma anche appunto i tanti critici, penso a Claudio Composti, i critici, i galleristi, diciamo nell'ambiente i nomi girano. E,
le mie scelte le faccio così. Penso, ad esempio, Reggio Emilia è stato importante, due nomi importanti, due lavori importanti. Petraroli e Zari li ho trovati nella selezione dei giovani fatta da De Luigi a Reggio Emilia. È così, cioè, diciamo che ho delle antenne e studio quanto più possibile, dai giornali anche, tu, diciamo. Sappiamo Sì. Renata Ferri, Pubblica, magari mi capita di vedere un servizio interessante su Io Donna e vado cercando di quell'autrice. È così, è questo tipo di. Infatti Renata mi diceva ieri che sta facendo un lavoro con l'Alba Zari, che la sta entusiasmando molto e quindi sono nomi sempre interessanti. Alba è interessantissima ed è interessante la sua storia, diciamo, il suo profilo è quello che stavamo un po' illustrando e lei dimostra anche quello che per me è importante nella collezione, cioè alla fine non è importante né che siano fotografe piuttosto che artiste, né che siano italiane piuttosto che non italiane. Molte di loro, diciamo, sono diventate forti in Italia essendo state studentesse ICP o avendo frequentato residenze d'artista, non so, Eva Frappuccini, per dire il lavoro che ho in collezione, era una residenza d'artista negli Emirati Arabi Uniti. È così, cioè, mi interessano i percorsi e le personalità più sfaccettate, come sono molte di loro. Sì, assolutamente, perché poi la fotografia è fatta da soggetti che a loro volta hanno diversi modi di percepire, di emozionarsi, di raccontare, e questo è veramente il bello anche di una collezione che possa evidenziare queste sfaccettature. Io lo trovo interessantissimo. Ti farei qualche domanda adesso un po' tra digitale e analogico. Tu immagino, insomma, lavori, collezioni, fotografie che sono naturalmente nate in camera oscura, ma immagino, insomma, che le nuove autrici abbiano anche aperto all'inkjet print room, piuttosto che comunque a un tipo di fotografia digitale. C'è una differenza per te all'interno, diciamo, del mondo della stampa vintage rispetto a quello che sono magari le nuove tecnologie di stampa digitale? Apprezzi entrambe le qualità, magari le carte cotone di oggi rispetto a quelle politenate o le baritate di una volta? È un qualche cosa a cui fai attenzione? Ti piace? Ma guarda, il vero problema che riguarda tutti è la conservazione. Per il resto assolutamente no, perché a ogni epoca corrispondono delle tecniche, addirittura forse degli obiettivi, dei tipi di lenti, insomma, queste cose qua. No, non è quello. Chiaro, i lavori finché li ho trovati, finché c'erano, sono vintage. In quel senso sì, prediligo una stampa se, possibilmente realizzata dall'autrice stessa o delle stampe magnifiche di Maria Alba Russo, che stampa solo lei, o delle stampe diciamo qualitativamente meno felici di non so, Augusta Conchiglia, per dire, meno felici perché realizzate mentre era in Angola e mandava queste foto con grande urgenza alle agenzie a Parigi. No, non è importante l'analogico rispetto al digitale, è importante che abbiano, ecco, questo loro valore specifico rispetto all'epoca in cui sono state Una traccia, realizzate. meglio. E poi la conservazione. Sì, la conservazione è un Infatti ti problema. volevo chiedere come le conservi, se hai un magazzino, insomma, in qualche modo, Sì, ci soprattutto sono. perché appunto hai differenti epoche, quindi è interessante anche questo. Beh, guarda, i collezionisti, poi ognuno ha i suoi modi. Io ho due depositi in cui tengo le immagini che sono tutte incorniciate, quelle che non ho comprato già incorniciate. Perché è successo anche quello, alcune opere della Spranzi, ad esempio degli anni 90, sono arrivate già incorniciate, anzi farò probabilmente incorniciare la cornice, perché diciamo quello è un oggetto che
che conserverò sempre. Non, dove possibile, appunto, le ho prese già incorniciate, perché anche quella è una parte del lavoro dell'artista. E per il resto, tutto il resto è stato messo in cornice, sotto vetro museo, con tutte le Però, carte antiacido. Sì, i costi, diciamo, della sì, eh. manutenzione anche di una. Detto questo, per me stanno in deposito il meno possibile, cioè più stanno in giro e più io sono contento e più ha senso la collezione. Cioè, questo era fin dall'inizio proprio l'obiettivo, cioè di fare qualcosa di pubblico, assolutamente, assolutamente, diciamo, per la collettività, per il paese, per la fotografia e per la fotografia italiana e per le donne. Diciamo che è empowering in molti sensi, Empower in vuole molti sensi, davvero. sì. Per chi si è connesso adesso, che siamo più o meno a mezz'oretta dal nostro primo, ricordo che siamo oggi in diretta con Donata Pizzi, collezionista, di donne fotografe. E mi piace che tu abbia anche un'attenzione alla conservazione, perché insomma, quando si parla di collezione è una buona fetta. E mi piace anche questa cosa che siano comunque che tu abbia affrontato anche l'idea di una spesa di un vetro museale, per chi non lo sa, ricorda un vetro antiriflesso, ma comunque con un costo molto notevole. Il fatto che la cornice faccia parte del lavoro e quindi vada a fare elemento storico anche, lo trovo molto interessante. Hai detto delle cose davvero che credo possano essere di interesse per chiunque voglia domani collezionare. Però c'è una cosa che mi ha incuriosito un po', che è il fatto, io nelle mie esperienze di collezionisti, devo dire che di solito lavoro con persone per cui la collezione è quasi qualcosa di privato. Ognuno di loro ha delle parole d'ordine su cui la costruisce, molto varie, però poi più o meno sono contenti di darle in giro, farle vedere, chi magari restando privato e non volendo il suo nome, chi invece molto contento, no, che nella dida ci sia il suo nome, però poche, no, anzi, devo dire la verità, nella mia esperienza, magari non lunghissima, con collezionisti, è la prima volta che sento, che ti ho sentito dire, e chi ti segue lo sente dire spesso, che la tua è una collezione, che tu collezioni per restituire. Guarda, che non è una cosa banale, perché risulta quasi un ossimoro se si parte dall'idea di che cos'è, diciamo, per antonomasia un collezionista. È molto bello quindi che tu sia rivoluzionaria anche in questo, non solo nella scelta della tua collezione, almeno io la vedo un po' così, ma anche nel Guarda, regalarla. non lo so, ho cominciato a collezionare da grande, diciamo, e però l'avevo già tutta in mente. In realtà per me è stato un impegno finanziario, ma anche un enorme divertimento. Cioè, per me è un lavoro formidabile, che mi piace, è un lavoro di ricerca, è un lavoro di studio. E questa idea di portarla in giro è parte del divertimento, cioè per me adesso la collezione è in un importante museo di Francoforte, ha avuto una ricezione formidabile. Per me la vera soddisfazione è quella, cioè viene attraverso il riconoscimento, sì, del lavoro mio, diciamo, di editing, di selezione, di ricerca così, ma una cosa che mi fa enorme piacere è avere la conferma che tutte queste artiste, tutti questi lavori in mostra siano percepiti anche da chi non ha la nostra storia, perché che ne sa un tedesco della storia, che ne so, per dire delle foto di Paola Agosti del Piemonte o dell'emigrazione in Argentina, piuttosto che le foto di Giovanna Borgese sulle Brigate Rosse. Chi non è italiano risponde a queste foto, a queste immagini, a queste opere, a questi lavori per quello che sono, cioè per la loro forza, rispondono alle immagini al di fuori di tutto il resto. E questo secondo me è importantissimo. Io ero convinta fin dall'inizio, quando dicevo che l'idea era di portare la fotografia italiana sulla scena perlomeno europea o internazionale, io intendevo questo, intendevo esattamente questo, cioè si
si trattava e si tratta di strutturare un po' il collezionismo italiano. Poi sì, ogni collezionista ha il suo modo. Per me è questo, per me è, poi ne parlo spesso anche con Ettore Molinario, che è un altro incredibile collezionista, Ettore, sì. collezione molto importante. Ettore dice, sono i nostri autoritratti queste collezioni, siamo degli esibizionisti. Boh, forse anche sì, a me va bene. Per me il momento, diciamo, di riconoscimento massimo è stato con la lettura del libro di Grazioli, di Elio Grazioli, diciamo, il collezionismo come forma d'arte. È vero, io mi considero, sono stata, cioè ho lavorato in mezzo all'arte tutto il tempo e considero la mia collezione il miglior lavoro creativo che ho fatto fino ad ora. Beh, comunque siamo d'accordo, Bene. godere di questa gioia, al di là di tutto, non conoscendo magari tutto il tuo lavoro, però devo dire che ad esempio noi in qualità di Biennale della Fotografia Femminile, la tua collezione naturalmente la conoscevamo già, però poterti ospitare, poter vedere, ricordo che quest'anno il tema della Biennale era il lavoro e Donata ha fatto per noi una selezione. Su proprio dedicata nella sua collezione a questo tema. E anche questa è una cosa interessante perché comunque c'è un lavoro ogni volta, diciamo, che ti viene chiesto un concept, che ti viene chiesto di esporre o di portare la tua collezione, c'è un lavoro di ricerca importante. Io mi chiedo, ma tu ti ricordi, Donata ha un sito internet che invito tutti ad andare a Quello vedere. della collezione, mi raccomando, Sì. non il mio, Sì. Ci vuoi raccontare nel frattempo, Donata, come la scelta, magari? Guarda, io vedrò le foto che Anna mette Te le faccio vedere io. Fammi vedere quali. Ah, beh, quella sopra a colori, insomma, è quella di beh, una Questa è serie quella. famosa Ma questa di è quella, Alessandra. Tornando a casa, la numero Sì, 20. Perfetto. è Alessandra Spranzi, Sì. e sotto Bruna Ginammi, Sì, vero? Sì, immaginavo, con questo esatto. Beh, trittico sono col due bambino. foto che forse appunto E non poi. direttamente, qui abbiamo Elena Givone, certo, un lavoro sull'Africa, una portatrice d'acqua, una bambina. Qui abbiamo messo solo queste tre nel catalogo, Queste però tre, naturalmente la poi le altre chi selezione. erano? Sì, sono tante, erano una trentina che andavano in mostra. Ma guarda, Da in Villa questo caso Mercadini della c'era, mi ricordo, Mercadini, un da lavoro, beh Gravier. sì, sulle manifestazioni a Roma, Piazza San Giovanni, il funerale di Berlinguer, le donne che protestano, Poi sì. c'era la San Martino, l'Agosti, San Martino, Agosti, sì, diverse, sì, diverse. Gravier. Adesso anch'io sto andando un po' a memoria, però insomma, il tema del lavoro, tu hai fatto una selezione ad hoc. È interessante comunque anche pensare come lavoro, con che metodo ti dai. Ne hai tantissime di fotografie ormai. Ma guarda, le foto sì, a questo punto sono tante, sono cioè, tante, ma poi non so, ci sono collezionisti che hanno 4.000 foto, io credo di avere Mia. 200, 250, 280 pezzi in collezione, ma la verità è che io, diciamo, ho curato la mia collezione, poi ogni volta la propongo a un curatore perché ne disponga. Allora, è stato molto importante il lavoro che Raffaella ha fatto per Milano e che poi abbiamo anche, diciamo, riorganizzato con le stesse sezioni che tu citavi prima per Palazzo delle Esposizioni a Roma. È molto importante sempre avere un curatore. Questo è diciamo, è un arricchimento per me. Perché ogni volta è una lettura diversa della collezione, cioè si può scegliere di fare un percorso, beh, ovviamente nel femminismo si può cercare qualcosa che sia solo il bianco e il nero da allora ad oggi, si può selezionare un tempo, cioè sono tante cose diverse, appunto come nel caso vostro.
Il tema era il lavoro. E le foto che avevamo previsto in modo diverso affrontavano il tema del lavoro. Ad esempio, questa foto che hai mostrato di Alessandra Spranzi tornando a casa è una foto di una serie Un po' nella quale. fotoromanzo. Ma sì, no, nella quale rientrano tante cose interessanti per la fotografia. Alessandra prende, non scatta la fotografia, raccoglie questa immagine dai, questa e altre immagini dai giornali degli anni 70 e si interroga, si domanda, dice: ma come mai questa donna deve sempre sorridere, sempre questa, sulle riviste, che cliché è quello per cui sempre la donna è felice a casa, ma manco per niente. Allora, in questo Seduta caso, poi, sì, seduta felice seduta, seduta vicino al mini bar con a casa. Capito? una bella minigonna e dei mobili anni 70 di grand design. Allora si interroga Alessandra e dà fuoco a questa immagine. Allora c'è questa e molte altre, c'è lei in camera da letto, c'è lei in una cucina super moderna. E così immagina Alessandra che queste donne non siano reali e giustamente dà fuoco a questo tipo di immagine, Che poi va a diciamo, creare, di stereotipata. certo, l'immaginario collettivo che Sì, tutti noi vorremmo no, incendiare neanche per volentieri. niente. No, ti ricordi che avevamo chiamato questa selezione Le fatiche delle Le fatiche donne? delle Perché donne, sì. sì, anche, non so, lontanissima da queste immagini, in quelle di Paola Agosti ci sono queste donne fotografate nelle valli non distanti, val piemontesi, immagini scelte realizzate per Immagine dal mondo dei vinti di Nuto Revelli, che sono delle donne che ancora in quegli anni vivono in condizioni, diciamo, veramente primitive, letteralmente cavando l'acqua dal pozzo, dovendo riempire di legna la stufa. Cioè, le donne hanno lavorato molto fino a poco tempo fa in lavori faticosissimi. L'immagine sotto quella della Spranzi, quella di Bruna Della Ginanni, Ginammi, è un'immagine del figlio, cioè anche quella di madre è una fatica, diciamo, ed è un lavoro come tutti quelli domestici non remunerato, sono cose da considerare, diciamo. Guarda, mi viene proprio in mente che da lunedì possiamo uscire, diciamo, per andare al lavoro e una delle cose su cui ci si sta interrogando di più in questo momento è laddove non si può utilizzare, diciamo, il bonus babysitter o comunque tutte quelle situazioni che sono state proposte per poter venire incontro alla famiglia, laddove le scuole adesso sono chiuse e lo resteranno fino a settembre, viene così abbastanza facile intuire chi nella coppia farà il passo indietro e non si recherà al lavoro. E questa è una cosa che naturalmente ci riporta un po' indietro, no? In una situazione come questa dove avremmo voluto tutti riflettere per un cambiamento, ci troviamo che finito il lockdown è la situazione delle donne, quella che probabilmente in La ambito più lavorativo pesante, senz'altro. E così lo si può anche un po' portare nell'ambito dell'infermieristica, quindi di chi in questi giorni ha lavorato tanto, Esatto. nell'ambito delle badanti, che comunque è un altro settore che in questi giorni ha subito tantissimo. Quindi in questo senso c'è ancora una necessità, non è così tutto superato. Ma guarda, ma decisamente, diciamo, una delle domande che mi vengono poste spesso è se la collezione debba essere considerata femminista. Naturalmente sì, nel modo più contemporaneo, cioè è semplicemente e abbastanza efficacemente, mi pare, attraverso queste foto, una collezione che mostra lo stato delle cose, cioè quello che è e come le donne vivono e come si è evoluto il loro mondo insieme anche alla società italiana, nel nostro caso, dal 65 ad oggi. Ma tu infatti un po'
Tu dici citi nel catalogo dell'Altro Sguardo, se non sbaglio, la mostra di Milano, dici, mi sembra sia Lucy Lippert, che dice l'arte non ha sesso, ma l'artista sì. È interessante questa frase. È questo, sì, è quello che dicevamo un po' prima, di questo anche con Raffaella Perna abbiamo parlato molto, essendo che poi diciamo la parte del femminismo della collezione è una parte cruciale perché lì ci sono, è lì il primo momento per me interessantissimo in cui non solo le fotografe, ma le artiste capiscono che con la fotografia si può proporre molto direttamente uno slogan, un messaggio. E sì, e poi torniamo a dire quello che dicevamo prima, cioè naturalmente non puoi dire da una foto singola se l'ha fatto un uomo o una donna, però In no, qualche modo. non nell'immagine singola, non nella ricerca tu puoi dire questo è il lavoro di una donna. Per Ma me. tu credi che la tua collezione, cioè hai visto che viene comunque chiamata all'interno di musei, di fotofestival, che sono, diciamo, di un certo settore o invece sia in Italia che all'estero, ti chiedo di rispondere su entrambe, viene invece portata avanti in modo assolutamente, passami il termine, neutrale. Assolutamente neutrale, forse no, però come dicevamo prima, vista la reazione anche di questo pubblico tedesco, non cosa, cioè, diventa secondario, si tratta di una serie di immagini molto forti singolarmente. E molto impattanti complessivamente, cioè questo fil rouge che le lega, che è questo diciamo concetto dell'evoluzione che riguarda proprio la fotografia, è molto evidente, cioè è E una quindi sì, no, direi che prevale quello rispetto al fatto che siano femministe. Poi negli anni io anche con Raffaella ce lo siamo dette. Dall'inizio la collezione ha avuto una grandissima fortuna, ma ha avuto fortuna perché evidentemente c'era necessità di trovare qualcosa di questo tipo. Cioè, in triennale ci sono stati 25.000 visitatori in 2 mesi, è stato un numero, sono dei numeri molto impressionanti che ci ripetiamo sempre perché lì, ad esempio, non era stata fatta pubblicità. Certo, Triennale è un contenitore formidabile, eccetera, però la mostra è andata benissimo e le fortune successive sono venute da quello e sono state altrettanto, non so se dire a questo punto, incredibili. Diciamo che abbiamo evidentemente incrociato una curiosità, una necessità, qualcosa che non c'era e che finalmente c'è. E siamo tutti felici che ci sia, Sì. assolutamente. Allora, ti chiederei a questo punto come gestisci due cose. La prima è come gestisci la tua collezione, i prestiti, cioè è comunque complesso anche dal punto di vista proprio avendo comunque Francoforte, Mantova, cioè in varie parti del mondo e d'Italia, quindi hai ritorni, foto che vanno, foto che vengono, tra l'altro già incorniciate. È facile la gestione dal punto di vista di un collezionista dei prestiti, le cortesie, eventuali musei che ti possono chiedere, una Ma guarda, fotografia. è sempre il lavoro. Va Grazie, bene, grazie. ottime due domande. È sempre il lavoro di molte persone. Allora, intanto tecnicamente c'è tutta la parte digitale di organizzazione, l'archivio, eccetera, è stata curata da Andrea Simeone, che per anni dall'inizio ha lavorato con me e soprattutto per me, diciamo, è tutta opera sua l'organizzazione della parte digitale. In particolare per le mostre, già per Santa Giulia, Brescia,
e soprattutto e tantissimo per Francoforte è stata Alessandra Capodacqua che ha gestito la questione. Allora, addirittura devo ad Alessandra il fatto che la collezione sia andata a Francoforte, questo perché mentre montavamo Brescia, lei che fa parte di questo gruppo di curatori internazionali che si chiama Oracle, mi ha detto che forse questa mostra sarebbe, la collezione avrebbe potuto interessare Selina Lunsford, che è la curatrice di Photography Forum Frankfurt. E così, certo, le ho invitate, le abbiamo portate a Brescia, hanno visto la mostra montata ed è stato quello che le ha, diciamo, decise a portare subito la mostra. La mostra, poi Certo. una selezione fatta da Selina della mostra, che poi, ecco, la cosa importantissima sono gli spazi dove la mostra viene allestita. Per me quello è sempre importantissimo, perché penso sempre alla fotografia vada protetta e veicolata al meglio, cioè diciamo, negli spazi più prestigiosi e scientificamente e storicamente più Attenti. adatti, più attenti. In questo senso, diciamo, triennale, Palazzo delle Esposizioni a Roma, che è stata una sede formidabile, il Museo di Santa Giulia a Brescia, SeaFest, una piccola selezione, però un festival prestigioso. E quella che era stata Silvia Camporesi che mi aveva invitato, e lì c'era Alessandra Capodacqua, per cui diciamo che è sempre una catena, diciamo, una catena che si svolge, che sì, diciamo, fino ad ora ha sempre previsto molte donne, certo, certamente sì. Ci fa piacere. Ti chiederei quindi in questi ultimi 10 minuti le ultime due domande. La prima riguarda se secondo te, visto che comunque sei stata anche un po' la capofila di questa idea di un collezionismo con un concept molto forte, ma in Italia com'è il collezionismo oggi in generale della fotografia? Per quanto riguarda l'ambito fotografico, se credi che ci sia stata un'evoluzione, che comunque è meglio rispetto ad anni fa, c'è più gente attenta anche al collezionismo e magari anche più esperta. Cioè, io, Ettore Molinario, l'hai citato prima, fa delle domande certe volte per capire se il fotografo è in grado o no di sapere il tipo di stampa, certificazione, insomma, di avere anche delle valutazioni sulla stampa che permettono una certa durabilità museale, mettendo in imbarazzo certe volte i fotografi che magari non sono preparatissimi su questa cosa. Quindi, credi che magari ci sia un'attenzione maggiore al collezionismo fotografico oggi in Italia? E la seconda cosa ti chiederei se hai un libro da consigliare a chi volesse intraprendere, diciamo, la carriera del collezionista oggi. Un piccolo aiuto, qualcosa che può essere stato importante per te all'inizio. I libri sul collezionismo, sì, sono diversi. Sul collezionismo della fotografia in particolare, no. Ma No. io, cioè, come per il resto, cioè, i libri preziosi tutti, lo studio è prezioso. Cioè, il collezionismo è fatto di passione, di conoscenza, è stare in giro, vedere, guardare, chiedere, Ettore Molinario, docet. Direi questo: andare a vedere mostre quando potremo di nuovo seguire. Ci sono mille modi per informarsi, per approfondire. Io credo molto nello studio, sempre. Credo ma anche chiamare i fotografi, perché no? Le visite di studio, certamente, tutte queste cose. Mi chiedi del collezionismo di fotografie in Italia. Guarda, ti posso dire piuttosto delle aste. Volentieri. Vedo sempre un livello molto inferiore a quello delle aste, ad esempio a Londra, negli Stati Uniti, ma io seguo Londra soprattutto, dove spero un giorno di trovare qualcuno dei nostri autori e soprattutto delle nostre autrici.
Non ancora, non per il momento, però le aste in Italia sono negli ultimi 3 anni, letteralmente, 4 forse, da quando le seguo, migliorate. Le case d'asta cercano un po' di più, qualcosa si muove, i cataloghi stanno migliorando. Abbiamo persone più competenti, penso a Silvia Berselli al Ponte, anche Roberto Mutti da Finarte, ma comincia a essere un settore, comincia a esistere, ed è anche divertente perché puoi anche fare dei buoni acquisti. Diciamo, le valutazioni sono ancora molto, molto, molto basse, troppo basse, dicono gli autori. E i galleristi, i quali però dovrebbero, secondo me, quando vedono qualcosa troppo basso, comprare loro, Eh sì, proteggere effettivamente, l'autore. proteggere l'autore, certo. Una cosa importante nelle aste, cioè io raccomando sempre di anche lì andare a guardare, approfittare, letteralmente toccare le opere, controllare le firme e la provenienza. Ecco, la provenienza è sempre fondamentale. Io delle mie sono sicura perché appunto vengono al 99% dalle autrici stesse e hanno Certo. questi certificati senza i quali una fotografia non ha valore. Brava Silvia, diciamolo perché il problema della certificazione è legato un po' al fatto che la fotografia è riproducibile, quindi in qualche modo bisogna garantire al collezionista che acquista Non ci può che essere mercato. Io, guarda, non mi vergogno a esattamente. parlare del mercato. Il mercato è importantissimo, cioè il valore lo fa lui. Assolutamente, ma anche perché poter vendere dà la possibilità agli stessi fotografi di essere soddisfatti, andare avanti nel loro lavoro e continuare a produrre, Ma perché certo. altrimenti è un gatto che si morde la coda. Quindi sono Assolutamente. d'accordissimo, non bisogna vergognarsi di questo, anzi, secondo me oggi è stata un'occasione molto importante perché non capita sempre di avere di prima mano una collezionista che possa raccontare e anche, secondo me, dare dei consigli a chi ha voglia di ascoltarli, ai fotografi o alle fotografe che magari hanno voglia di entrare nella sua collezione, quindi Sai che lavoreranno benissimo per entrare. adesso le opportunità ci sono, cioè ci sono tante cose che funzionano molto meglio col tempo. Ripeto, le residenze d'artista, la possibilità di seguire corsi anche non in Italia. Io consiglio, perché poi siamo ancora un paese provinciale, consiglio di provarsi al di fuori del nostro paese. Ci vuole più coraggio, ma forse quel coraggio viene più facilmente. Farsi riconoscere e poi in Italia le cose vengono dopo che qualcun altro le ha capite. Sì, Però purtroppo siamo un po' esterofili in questo, dobbiamo sempre andare fuori perché poi ci venga riconosciuti all'interno. è successo a tutti noi anche come autori, cioè eri più conosciuto, diventavi più prezioso se qualcuno ti aveva pubblicato o esposto all'estero. All'estero, è Così. vero. Senti, ma domani so che sei ospite di Claudio Composti, vuoi ricordarci a che ora, su che canale? Domani diretta Instagram su MC2 Gallery, sì, con Sì, Claudio amici. Composti. Parleremo dei libri della collezione. I libri sono importanti, insomma, A che ora, Donata? alle 16. Alle Alle 16. 16. Bene, perché comunque una collezione è fatta anche da libri e mi sembra che vai a completare in modo Sì, interessante. ci sono, beh, sai, credo l'abbiamo chiamata libri d'artista, cataloghi e fanzine, perché anche lì i libri vanno dai primi pamphlet femministi fino ai libri d'artista, non so, Alessia Bernardini, piuttosto che Ilaria Turba, cose molto interessanti. Benissimo, un giorno verremo a chiederti di mostrarci anche la parte editoriale e libri Ma d'artista. i libri sono È difficili da difficile. esporre, io li metto sempre in mostra, ma andrebbero sfogliati, stiamo cercando Sì. di capire come si fa Ma questo. magari adesso queste nuove opportunità del digitale si sa mai che daranno anche qualche occasione di visibilità, anche magari appunto laddove la carta è più delicata, il fatto di toccarla possa rendere più difficile, gli sbalzi tecnici, insomma, tutta una serie di cose che magari la fruizione la Vediamo. rendono un po' più difficile. Vediamo.
Perfetto, Donata, ti Capito. saluto, saluto tutti quelli che Grazie. sono stati con noi e Grazie e auguri a tutti noi, speriamo. ci vediamo presto fisicamente Grazie. alla Biennale di fotografia femminile. Va Stay bene. tuned. Ciao ragazzi, Ciao, arrivederci, ciao grazie. ciao. Ciao, 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 ciao.